arrivati con il Bocca, arrivati a stasera. Prima di tutto vorrei ringraziare il mio amico Enio e le sue quattro bellezze, che sarebbero la sua moglie e le sue tre figlioli, che mi ha, fra l'altro, una di loro mi ha portato il cinghiale che mi aveva promesso qualche giorno prima. Lo vorrei ringraziare perché proprio quest'oggi, grazie a lui e alla sua famiglia, cioè un po' a tutta la sua famiglia, potremo fare questa ricettina speciale da proporre. Ora che siamo vicini a Natale ve lo consiglio, sarebbe cinghiale in dolce forte. Una delle poche volte in cui la ricetta è un po' più complicata, spero vi piaccia e spero che la riproporrete ai vostri commensali. Cinghiale in dolce forte è una ricetta ricchissima, si parla del medioevo e infatti in quel periodo si usava molto tutti questi ingredienti che ora vi farò vedere, e era una pietanza veramente deliziosa che proponevano nei vari banchetti durante il medioevo. Andiamo a vedere subito questi ingredienti di questa ricetta spettacolare. Allora, gli ingredienti sono, per 4, 5, 6 persone diciamo, un cinghiale naturalmente, un chilo e due di cinghiale, forse anche qualcosa di più. Questo l'ho messo un po' in infusione con vino, aceto, un pochino d'acqua, delle carote, cipolla, sedano, ce l'ho tenuto 4-5 ore. Poi abbiamo un trito di una cipolla, una carota, uno spicchio d'aglio e un gambo di sedano, 2 cucchiai di pinoli, 2 cucchiai di mandorle, 2 cucchiai di cedro candito, 2 cucchiai di miele di castagna, mi raccomando, di castagno, un bicchiere di mezza acqua, mezza aceto e un bel cucchiaio di zucchero che poi scioglieremo, 50 g di cioccolato extra fondente grattugiato, 5-6 prugne cotte fatte rinvenire, un paio di cucchiai di uvetta, anche questa fatta rinvenire in acqua, del brodo, un bicchiere di vino rosso, e poi ci vorranno determinate spezie come l'alloro, le bacche di ginepro, pepe in grani e noce moscata, sale, olio di quello buono che deve esserci sempre, e siamo pronti a bere spiegati per intraprendere questa nostra traversata nei sapori antichi toscani. Allora, la prima cosa da fare sarà quella di sciacquare il nostro cinghiale, eliminare tutta questa roba, lo andiamo a scolare, gli diamo una sciacquatina, i pezzettini che naturalmente sono abbastanza piccoli, l'ho tagliati piccoli prima di metterli in infusione. Ora li prendiamo, vado a levare intanto tutta la rovina, tutti gli ortaggi vanno buttati via, mi raccomando non li utilizzate perché se no il lavoro non è servito a nulla, tanti lo riutilizzano, io non lo riutilizzo, fate cosa vi pare. Il cinghiale dovrà essere abbastanza giovane e dovrà averci un bel pezzo di polpa di cotenna, qui mi hanno dato anche le costoline, io cucerò anche questa, ma vedete questo bel grassotto qui ci vuole perché è quello che insaporisce, questo pezzettino di bello grasso è la parte migliore. Fate scolare a modino la carne che asciughi, dopodiché prendete un po' di carta, un panno anche un panno così va benissimo, la mettete a asciugare, intanto in un bel tegame, mentre asciuga il nostro cinghiale, metteremo circa 7-8 cucchiai, anche 9 di olio di quello buono. Aspettate un attimino che l'olio prenda calore, quando l'olio è bello caldo ci arrovesciate bene il nostro soffitto, come potete vedere già bello caldo l'olio, prende bene il soffitto. Mi raccomando, stateci attenti, fatelo soffriggere a modino. Quando inizia a biondire ci andremo ad aggiungere il cinghiale, ci vediamo dopo. Il nostro soffritto si sta appassendo agevolmente. Vedete, proprio ha cambiato colore sia la cipolla che il sedano, la carota, sempre bello fuoco alto, ci dovete stare attenti un attimino, non abbassatelo troppo, che deve buttare fuori tutta l'acqua il nostro soffritto. Diciamo che sono passati circa 7-8 minuti, non di più, andremo a metterci il nostro cinghiale, sciacquato, asciugato dalla precedente marinatura, fuoco altissimo oserei dire, dobbiamo colorare a modino il nostro cinghiale, da ambo i lati. Nel mentre cucina il nostro cinghiale, mettete la parte bella grassosa, la cotennina sotto che cuocia, che sciolga a modino, ci prepariamo il nostro composto dolce forte per guarnire alla fine.
Allora prendete un bel recipientone, ci mettete dentro cioccolato fondente, poi prendete l'uva sultanina, la mettete sul tagliere, prendete le prugne, le snocciolate, le fate a pezzettini, così come ho fatto io, e nel frattempo mi raccomando state attenti al cinghiale che non vi si bruci, che se no se lo cazzi da caccare, come disse quello lì. Date una trituratina a tutto e andiamo a metterlo dentro il contenitore, poi prendete i finoli, le mandorle e gli date una tritatina anche a queste, a farlo a pezzettoni, mi raccomando, non proprio un trito fine, pezzettoni, anche se ne rimane qualche una intera va bene uguale, non è un problema. Perfetto, ci mettiamo anche questo, qui sta procedendo bene, mi raccomando fuoco bello alto per sciogliere questo grasso che servirà a dare il gusto. Prendiamo il aceto candito e lo facciamo a pezzettini, state attenti, questo è duro nel legno, ci vuole urche, è verde come urche, e lo fate a pezzettini anche questo, questi un po' più piccolini fateli, mi raccomando. Poi ci andiamo a mettere due cucchiai di miele di Aguas Americana Boys, se non l'avete capito, di castagno. A questo punto, quando il nostro grassino si è sciolto quasi tutto, come potete vedere, e l'acqua del cinghiale ha ritirato, lo potete vedere, c'è solo l'untino, non c'è l'acqua come prima, come il brodino di prima, ci andiamo ad aggiungere un bel bicchiere di vino rosso, una manatina proprio nel 7-8 bacche di ginepro, non di più, una fogliolina d'alloro e qualche pepe in grani. Ma proprio lì, anche questo è un mezzo pugnettino come potete vedere. E andiamo a far evaporare bene, sempre col fuoco bello alto, tutto il nostro cinghiale. Mi raccomando, fate bene evaporare il vino, dovrà asciugarsi. Nel frattempo ci rimettiamo qua al lavoro, perché non è ancora finito. Qui ci va dentro un pochino di alloro tritato, due chiodini di garofani briciolati, un po' di noce moscata grattugiata e naturalmente il bicchiere di aceto, quello che si era detto prima, acqua, aceto con lo zucchero sciolto, che cercate di scioglierlo questo zucchero, no? Ci date una bella arrimestata, che si sciolga bene questo composto, che si unisca tutto insieme, dovrà riposare fino a che non dovrà essere immesso dentro la cottura, va bene? Che lo lasciate riposare, c'è da finire la cottura di questo magico cinghiale, che ce l'avrà ancora per una mezz'oretta credo, non di più. Vedete, sta ritirandosi. Allora cosa facciamo? Ci mettiamo un bel ramaiolo di brodo che servirà per finire la cottura del nostro anche due. Vedete, non si abbassa di troppo la temperatura. E allora io ora vado a abbassare il nostro cinghiale quasi al minimo, proprio dovrà avere una leggera bollitura e dovrà cuocere così fino a che non avrà ritirato il nostro brodino. L'assaggeremo, sentiremo, saleremo poi come faccio sempre io per ultimo, ci vediamo dopo quando sarà quasi tutto pronto. Durante la cottura, se vedete che il nostro cinghiale si ritira troppo, mi raccomando aggiungeteci un po' di brodino. Ci siamo quasi, è quasi pronto, ci vediamo fra pochino per aggiungerci le altre cose. Il nostro cinghiale è quasi pronto, mancherà solo di aggiungere questa cremina che abbiamo lasciato riposare una mezz'oretta, tre quarti d'ora, tempo che abbia cotto il nostro cinghiale, ce la rovesciamo, portiamo bene a ebollizione, mescolate, fate bollire bene, fate sciogliere bene il cioccolato a questo piatto dai mille sapori, ce l'andiamo anche a salare. Fuoco bello alto, ve l'ho detto, deve prendere il sapore, deve far evaporare l'aceto, deve far ritirare questa salsina, il nostro cinghialotto o cindiale, come dicevano a quel tempo nel Medioevo, lo chiamavano proprio cindiale, no cinghiale, il cindiale. Dovrà ritirare tutto questo nostro sughettino, l'aceto dovrà evaporare, dovrà amalgamarsi, dovrà prendere questo sapore, il nostro cindiale, come dicevano nel Medioevo. Andiamo a assaggiare un altro pochino di sale, secondo la mia opinione, dice non ci mette il dito, no, ci metterò la lingua, così me la brutolisco, dice è brutto, ma tanto lo mangiatemi a voi. Il nostro cinghiale è pronto, lo spengiamo,
e lo serviamo in un bel piatto di portata, mi raccomando. Ci siamo, eh? Servite una bella porzioncina ai vostri commerciali che ci devono stare bene, eh? Ecco qua, piattino dai mille sapori. Noi andremo a assaggiare e vi faremo sapere. E con questo piattino da proporre a un palato un po' più nobile, come dicevano un tempo. Ma caro, qui sta la fame, si muore, non lo vedi, cosa te lo faccio vedere, vedi cosa ci rimane, nemmeno l'ossi, che ciuccia anche venti. Mando un bacione a tutti quanti, vorrei salutare ancora una volta Ennio e la sua bellissima famiglia che mi ha permesso di fare questo piatto delizioso. Un saluto a tutti quanti, quelli che mi seguono e anche a quelli che non mi seguono, e anche a quelli che mi vogliono male, perché io li voglio bene uguale. Grazie e alla prossima.